No, assolutamente no, ovviamente. Come tutti quanti ci speravo tantissimo, però non mi aspettavo in così poco di riuscire a entrare in qualcosa di così grande, e quindi è stato un grande shock, una grande emozione. È stato un percorso molto spinoso, nel senso che il callback, comunque, non essendo dei casting tradizionali, quindi da 20 minuti circa, duravano anche dalle 4 alle 8 ore, e tutto il percorso di callback è stato impegnativo, nel senso perché sostanzialmente era un momento, erano delle giornate di grande concentrazione, di grande tensione, tanta ansia, dover essere sempre pronto a iniziare a lavorare da un momento all'altro con delle indicazioni completamente diverse. Essere malleabile è stata la cosa che in cui ho faticato un po' di più, però poi ho preso il ritmo e è andata alla grande. Ci sono stati forse 10 minuti in cui ero come essere un po' sbronzi, nel senso non si capiva niente, ero molto spaventato ma molto emozionato. Ho chiamato la mamma, poi ho seguito il consiglio di una mia professoressa e sono andato a farmi una bellissima passeggiata all'aria aperta. A parte ovviamente la conferma del ruolo, che è stato l'apice, ma non c'è stato un momento preciso perché è stato un percorso pieno di emozioni. Quando ti richiamavano per i primi callback, quando lavoravi, quando parli con un regista, quando ti danno delle indicazioni, cioè è tutto un mondo comunque un pochino nuovo e diverso, ed è una scoperta continua ed è bellissimo, cioè è figata, non c'è niente da dire. Il momento più difficile è stato... I momenti più difficili sono stati quelli in cui ho dovuto cominciare a capire come gestire appunto tutta la tensione che c'è dietro questo percorso, di dover sgomitare tra gli altri e cercare di arrivare all'obiettivo in tutti i modi, no? Quindi è un mindset che devi avere impostato, devi cominciare a lavorare per quella cosa lì. E quindi il momento più difficile è stato imparare a gestire lo stress e l'ansia. L'Accademia 09 mi ha aiutato tantissimo in questo percorso, sia per un punto di vista come dire, sostegno morale, quindi carica da ragazzina, scuotere il cervello per farti capire che è possibile, ma mi hanno dato tantissimo anche con le prove, nel provare. Dario mi ha seguito tanto, Lavinia mi ha seguito tanto, i miei compagni mi sono stati di fianco, Tia, solo grazie a Robert che mi ha fatto il videotape, i bagni dell'aula 7, da lì che è iniziato tutto il percorso di callback. Quindi Accademia 09 mi ha aiutato in tutto, è stata una famiglia con le mani sulle spalle che mi spingeva da dietro e mi diceva dai. Penso che tutti gli attori abbiano spesso dei momenti in cui si dicono non ce la farò mai, non è la mia strada, ma è anche giusto da un certo punto di vista, perché comunque è un mettersi in gioco, è un criticarsi, è un prendere coscienza di sé e chiedersi se si ha veramente voglia e se si ha la grinta per fare questa cosa qua. Certe volte la cosa mi metteva un po' a disagio, il chiedermi se fosse veramente la mia strada, perché comunque essendo la mia più grande passione mi lasciavo un po' così, e a volte non trovarmi pronto per un lavoro, non trovarmi in grado di affrontare una situazione. Però il fatto di chiederselo è il primo passo per appunto migliorare e crederci e convincersi, quindi sì, me lo sono chiesto tante volte e continuerò a chiederlo per tutta la vita, grazie a Dio. Questa è una domanda un po' infame, eh? Questa è brutta. Non so come mi fa sentire la cosa, non mi sento diverso, non mi sento... non lo so. E sarà un raccontare un'esperienza bellissima che spero che tutti quanti possano avere un giorno, nel senso tutti quanti stiamo lavorando per questa cosa, per questi progetti, e quindi diciamo io sono stato forse la prima pedina del gruppo a entrare in questo cast. Spero che prima possibile tutti quanti ci ritroviamo intorno a un tavolo a raccontarci tutti quanti le nostre esperienze. Un momento decisivo del mio percorso in Accademia è stato tra i tanti, me ne ricordo uno in particolare, è stato quando a lezione di recitazione stavamo parlando di direzioni e ostacoli, ovvero tutti noi personaggi, noi attori e noi persone, noi umani, abbiamo delle direzioni nella vita, però in contrapposizione a queste direzioni, a questi, come dire, questi canali, ci sono delle direzioni opposte, totalmente contrarie alle prime.
e sono gli ostacoli, quindi tutto ciò che va contro il nostro obiettivo, tutto ciò che non è inerente al nostro obiettivo. E questo ostacolo crea una tensione, questa, come dire, contrapposizione crea una tensione fortissima. E la tensione è quello che mette in moto tutto il nostro essere, tutto il nostro lavoro, tutto il nostro capirsi, tutte le nostre emozioni. E quindi questa lezione di recitazione mi ha aiutato tantissimo, questo capirsi, capire i propri estremi ci aiuta tantissimo. Io ho fatto molta fatica a capire me stesso negli anni e mi ha dato una marcia in più questa cosa. Quindi sì, il momento decisivo è stato capire le mie direzioni e i miei ostacoli. I've got to move.